consiglio. Stamattina, giorno libero, mi sono attardata un po' più a letto, per cui sono andata a leggere i giornali online, poi sono andata a vedere la posta, poi sono andata su Facebook dove ogni tanto scrivo qualche considerazione. E stamattina non ho potuto non pensare, non sono riuscita a non pensare a Karol Wojtyła, una persona che per me è stata fondamentale conoscere e avvicinare. E perciò mi è venuta questa considerazione e ho scritto questa cosa. Noi ci lamentiamo, forse anche a ragione, non va bene niente, non c'è più rispetto, non ci si vuol bene, c'è solo smania di potere a tutti i livelli, egoismo, ipocrisie, guerre, guerre nel mondo, guerre in casa, in classe, guerre in ufficio, guerre in chiesa, guerre in strada, tra grandi, tra piccoli, tra poveri e ricchi. Eppure ci sarebbe una soluzione, perché Cristo c'è già. Ma per amare la verità più di se stesso occorre essere liberi dalle proprie paturnie e soprattutto dire pane pane e vino al vino, cosa da veri uomini. È per questo che non ho potuto non pensare a Karol Wojtyła. Grazie Karol Wojtyła per la tua vita.